Ciao ragazzi, oggi parleremo dei viaggi oceanici e delle esplorazioni geografiche che diedero inizio all'età moderna. Cominciamo parlando dei viaggi dell'esploratore genovese Cristoforo Colombo, che al servizio della corona spagnola partì per le Indie. Salpato da Palos con 3 caravelle verso una rotta inesplorata, il 12 ottobre 1492 giunse su un'isola chiamata dagli abitanti Guanahani e che egli ribattezzò San Salvador nelle Bahamas. Inizialmente Colombo era convinto che quell'isola fosse parte dell'arcipelago giapponese e così chiamò i suoi abitanti indiani, abitanti delle Indie, dal nome con cui gli europei chiamavano l'Asia orientale. Pochi giorni dopo esplorò Cuba e Santo Domingo, che egli chiamò Hispaniola. Dopo questo lungo e avventuroso viaggio, nel 1493 tornò in Spagna. Egli portò dalle terre lontane molto oro e fu accolto dalla regina Isabella e dai mercanti con grande entusiasmo. Tant'è che alcuni mesi più tardi riprese la stessa rotta con più uomini e più navi. Questa volta, dopo aver scoperto ed esplorato altre isole, tornò in Spagna senza l'oro e le spezie tanto desiderate. Imperterrito, nel 1498 Colombo decise di intraprendere un terzo viaggio ed approdò alla foce del fiume Orinoco in Venezuela. Stavolta però l'ammiraglio fu richiamato in Spagna molto presto e poco dopo, grazie alla generosità della regina Isabella, tornò nelle nuove terre nel 1502. Fu il suo ultimo viaggio, in totale le sue spedizioni furono 4. Ma perché la corona di Spagna, nella persona di Isabella di Castiglia, era così interessata al finanziamento delle spedizioni di Colombo? I sovrani spagnoli cercavano una via di accesso al commercio con le Indie, cioè l'estremo oriente asiatico, prevalentemente per oro e spezie. Il mercato orientale dell'oro e delle spezie era allora conteso tra portoghesi, che si assicuravano in quegli anni il controllo delle rotte sull'Oceano Indiano, veneziani e turchi, che invece sfruttavano le rotte mediterranee. L'esperienza di Colombo aveva già segnato la storia. Infatti, nel momento in cui egli tornò dal suo primo viaggio, il Papa Alessandro VI, nel 1493, emanò la bolla intercetera, con la quale si stabiliva tramite una linea immaginaria che passava a 100 miglia dalle isole Azzorre la spartizione delle nuove terre tra Spagna e Portogallo. L'anno successivo questa linea fu spostata più ad occidente con il Trattato di Tordesillas, con il quale fu stabilita una linea longitudinale che passando a 370 leghe dall'isola di Capo Verde divideva l'Atlantico tra Spagna e Portogallo. Tutte le terre che si trovavano a est della linea ricadevano sotto il dominio portoghese, mentre tutte quelle a ovest sotto il dominio spagnolo. Il fervore creato dai racconti dei viaggi di Cristoforo Colombo spinse altri a solcare l'oceano. Con il passare del tempo, infatti, nei pensieri e negli studi dei contemporanei, si affermava l'idea di aver raggiunto, con i viaggi di Colombo e Pedro Álvarez Cabral, le coste di un nuovo continente. Il fiorentino Amerigo Vespucci, con i suoi due viaggi ufficialmente riconosciuti, compì delle vere e proprie esplorazioni. Si trasferì a Siviglia nel 1492 per lavorare nella filiale spagnola della casa commerciale di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, cugino di Lorenzo il Magnifico. Qui partecipò nel 1498 alla preparazione del terzo viaggio di Colombo e l'anno seguente, per volere della Spagna, partì come pilota di una delle navi della spedizione del navigatore spagnolo Alonso de Ojeda alla volta delle coste scoperte da Colombo. In quell'occasione, seguendo il litorale sudamericano, scoprì il Rio delle Amazzoni e proseguì fino a Capo San Rocco. Da qui, ripercorrendo la rotta d'andata, tornò in Spagna. Determinato a continuare l'esplorazione delle coste dell'America Meridionale,
e vista la spartizione delle terre sancita dal Trattato di Tordesillas, Vespucci accettò l'incarico offertogli dal re portoghese di scoprire quali erano i rapporti tra le terre del Brasile e quelle delle Antille spagnole. Con il suo nuovo viaggio giunse quasi a toccare la punta meridionale del continente sudamericano, rendendosi conto di trovarsi di fronte ad un nuovo mondo che in suo onore più tardi prese il nome di America. Nel 1505 divenne cittadino spagnolo e nominato piloto maggior con il compito di preparare tutta l'organizzazione tecnica delle spedizioni d'oltremare, dalla scelta dei piloti alla rappresentazione delle carte geografiche. L'intuizione di Vespucci, comunque, non convinse altri studiosi che continuavano a ritenere parte dell'Asia le terre raggiunte attraversando l'Atlantico. Nel frattempo, altri paesi si preparavano alla traversata. L'Inghilterra si fece promotrice nel 1497 del viaggio dei fratelli Giovanni e Sebastiano Caboto. Partiti da Bristol, cercavano di ripetere l'impresa di Colombo verso le Indie, passando per una latitudine più settentrionale, ma giunsero sulle coste del Labrador e alla baia di Hudson. La Francia, a sua volta, promosse la spedizione di Giovanni da Verrazzano, che completò la perlustrazione delle coste dell'America settentrionale e i tre viaggi di Jacques Cartier verso l'Atlantico, che costituiranno le basi del dominio francese in Canada. Nel 1513, Vasco Núñez de Balboa oltrepassò via terra l'istmo di Panama e si affacciò su un vasto mare, l'Oceano Pacifico. Il problema ora era quello di trovare un passaggio via mare tra i due oceani per proseguire il viaggio verso l'Asia. Tale scopo fu raggiunto nel 1520 con la straordinaria impresa di Ferdinando Magellano. Il portoghese, al servizio del sovrano spagnolo Carlo V, era convinto che ci fosse un passaggio che permetteva di raggiungere le Indie. Partito dalla Spagna nel 1520, doppiò la punta meridionale dell'America, passando per lo stretto che prese il suo nome, e proseguì verso un immenso oceano che nei successivi tre mesi di navigazione verso nord-ovest fu calmo. Per questa ragione venne ribattezzato Oceano Pacifico. Da qui raggiunse prima le Isole Marianne e poi le Filippine, dove venne ucciso dagli indigeni. La spedizione continuò fino alla Spagna, dove fece ritorno solo una delle cinque navi. Il 12 ottobre 1492 è la data che segna convenzionalmente l'inizio dell'età moderna e la fine del Medioevo. D'altronde, il 1492 fu anche l'anno in cui si completò la Reconquista con la sottomissione di Granada alla corona spagnola, e fu anche l'anno della cacciata degli ebrei dalla Spagna. Insomma, molti eventi significativi. Dobbiamo però fare attenzione. Come tutte le date simbolo delle grandi cesure storiche, anche questa data è convenzionale, perché è il simbolo di un cambiamento e non il momento preciso in cui questo cambiamento si attuò. D'altronde, come potrebbe essere? Nella storia, i cambiamenti sociali, economici e culturali hanno bisogno di tempi lunghi e si adattano male a periodizzazioni così rigide.